Quando la squadra si esprime così, è andata sotto immediatamente e ha risposto alla grandissima. Bisogna, come tante volte abbiamo attaccato, tutto, bisogna fare un complimento, perché sennò dopo vuol dire che non siamo giusti. E li ringrazio. Oggi c'era proprio la volontà, forse, come ti ripeto, il rientro dei tifosi ci ha dato qualcosa in più, ci ha dato una spinta incredibile e ti ripeto che li ringrazio ancora. E ancora una volta ripeto quello che avevo detto qualche settimana fa, che è stata interpretata male da tanti. Con un pubblico così sicuramente qualche pareggio avremmo vinto, sarebbero stati qualche punto più che ci avrebbe fatto comodo, perché questo è un pubblico importante, un pubblico che ti fa superare momenti difficili e condiziona anche alcune scelte dell'arbitro e della squadra avversaria. Tardi, però ecco, ci dà consapevolezza perché ci proietta in questo finale di stagione che dobbiamo cercare di arrivarci bene perché dopo ci sono i playoff e come ho già detto in passato noi dobbiamo arrivarci bene con entusiasmo e anche attraverso queste vittorie perché poi sono questi gli avversari che affronteremo in quelle partite lì e quindi ci misuriamo un avversario importante, però ecco, era anche un tabù che ce lo siamo detti, no? In settimana tra di noi. Penso che abbiamo fatto veramente una grandissima prestazione, perché poi non era facile. Siamo andati anche in svantaggio, la squadra non si è mai disunita, ci ha creduto sempre, abbiamo tenuto sempre bene il campo e abbiamo cercato sempre di rispondere colpo su colpo. Penso che oggi veramente abbiamo creato tantissimo, non a caso il loro portiere. Non so quanti interventi abbia fatto, anzi faccio complimenti perché li ha tenuti in piedi parecchie volte. Noi siamo contenti, dobbiamo continuare così perché queste vittorie ci devono dare ulteriore autostima e consapevolezza per arrivare bene in futuro. Ecco, io penso che magari in un ambiente un po' diverso, no? Queste partite abbiamo avuto sempre qualche difficoltà in più, poi oggi non a caso la squadra veramente ha spinto fino al 94esimo. Noi abbiamo bisogno della gente che ci supporta, come sanno fare loro, perché ormai li conosco da anni. Penso che per noi deve essere veramente un valore in più, un valore aggiunto da qui alla fine di questa stagione.